Luigi Maramotti ci siamo visti già 2 anni fa praticamente e lui mi ha invitato a fare un progetto per la sua fondazione, cosa che a me ha fatto molto piacere. E poi fin dai primi dialoghi che abbiamo avuto insieme abbiamo pensato che sarebbe stato bello fare una serie di grandi dipinti. Nel mio lavoro la pittura è un elemento importante, non è l'unico, però è una cosa che io ho sempre fatto, ho sempre comunque disegnato, dipinto, ho sempre avuto una relazione particolare di piacere nel dipingere o nell'usare la tecnica tradizionale del disegno, eccetera. Per cui l'idea di fare dei grandi quadri mi è piaciuta da subito. Sono legati fra di loro perché comunque ho pensato a un lavoro unitario ed è stato complicato partire, ossia io non avevo le idee chiare, normalmente ho delle idee di fondo su quello che mi piacerebbe fare, seguo un desiderio più che un progetto. Il primo dipinto è partito come al solito un po' al buio e in realtà io avevo in mente tutt'altro, però avevo a che fare con questa figura con le braccia aperte e lì c'è stato il primo problema, perché un po' alla volta mi rendevo conto che era una crocifissione. Nel mio lavoro ci sono tanti elementi iconografici e nell'ultimo periodo, negli ultimi 4-5 anni, l'elemento iconografico religioso ha uno spazio abbastanza grande, per cui quando mi sono messo a dipingere questo lavoro non volevo realmente fare una crocifissione, però è stato impossibile non finirla, perché è un soggetto molto forte, ha una lunga storia e in qualche modo non si riesce veramente a deragliare. Io facevo di tutto per evitare questo rapporto così diretto, però più cercavo di togliere gli elementi e più il quadro si in qualche modo puliva e questa iconografia così familiare a noi, soprattutto a un artista italiano, risultava ancora più evidente, per cui a un certo punto mi sono arreso e ho pensato che dovevo finirlo come una crocifissione. Ovviamente è tutta una rielaborazione, ossia io ho tolto la croce, ci sono dei personaggi che non hanno veramente a che fare con l'iconografia cristiana e la cosa interessante è che io mi avvicino a questi temi con molto rispetto. Cioè, ci sono cose che fanno parte del mio immaginario e sono abbastanza paradossali, ci sono personaggi che non hanno a che fare esattamente con un'idea religiosa, però per me è una vitalità che il quadro ha. Per cui già la mostra veniva in qualche modo pilotata da questo grande quadro, che io poi ho chiamato Fiamma Pilota appunto per questo, perché è stato come un po' l'idea che doveva attraversare anche gli altri dipinti. Il soggetto lo cerco mentre lo dipingo, non ce l'ho mai a priori, è una sorta di ricerca continua, più che altro per trovare un'atmosfera e un carattere a questi personaggi che si creano mano a mano. Per cui il secondo quadro è stato ancora più complicato. Io parto con delle idee generali, il secondo quadro per me era iniziato come una specie di fuga in Egitto, per cui io gioco anche con le immaginazioni, cioè una cosa ne richiamo un'altra. Ma questa fuga in Egitto non è durata tanto, in realtà è nato con un quadro molto luminoso ed è finito con dei toni molto cupi, una specie di quadro al buio, è quasi l'altra faccia della medaglia del primo, che è molto luminoso, la figura del, chiamiamolo Cristo, è molto calda, mentre nell'altro quadro
le figure sono appena accennate, sono un po' come dei fantasmi, come se il primo quadro avesse un po' cominciato a sognare il secondo. E quello mi ha richiesto molto tempo, praticamente l'ho dipinto in un mese, anche più. Ci sono state molte versioni, io continuamente fotografavo, tornavo a casa, lo guardavo e poteva sempre essere finito, però poi non ero molto soddisfatto. La mia pittura è fatta anche molto di errori, di cose che io cancello, distruggo, e questa per me è una particolarità, perché quando sono di fronte di nuovo alla mia immagine è come se avessi a che fare sempre con delle memorie. E il quadro si struttura in questo modo qui, cioè cresce un po' alla volta, cose che rimangono nel fondo non quasi sono indecifrabili, e poi anche le figure che ci sono cominciano a avere dei rapporti ambivalenti o strani, perché fanno parte di momenti diversi, e quindi c'è sempre un lato o grottesco oppure un lato in ombra, poco spiegabile. E questa è una particolarità che io cerco sempre di sviluppare e di mantenere, perché per me è una sorta di freschezza finale, di seconda chance che ha sempre il dipinto. Io parto da tante cose, poi mentre lavoro uso molte fonti iconografiche che sono a volte legate alla storia dell'arte, alla storia della pittura, altre volte invece sono legate a quello che vedo in quei giorni lì, oppure anche al mio stato così emotivo. E spesso quando devo descrivere cosa faccio, quello che dico che assomiglia molto a una sorta di sogno pilotato. È come vedere qualcosa che in qualche modo non ha mai una vera definizione, cioè può sempre cambiare. Ovviamente la pittura è qualcosa di statico, ma mentalmente per me è qualcosa invece che si muove. Il terzo quadro che ho finito è stato forse quello più semplice, perché gli altri due avevano creato un contesto. È il quadro più colorato e riprende per tanti aspetti degli elementi che sono comuni agli altri due. C'è questa figura insieme a un gruppo di altre figure che avanza. E avevo pensato a una sorta di annunciazione, ma sono sempre cose molto strane, non seguono mai un'iconografia sicura. È un quadro che ha più a che fare con la storia un po' italiana, anche il titolo è molto lungo, assomiglia a un titolo futurista, è un insieme di momenti, però è tutto accennato, non è mai descritto fino in fondo. In realtà io ho un rapporto molto privato con le mie immagini, qualcosa che io tocco, cambio, ma sempre fondamentalmente per un mio piacere. Ci vivo per tanto tempo con queste immagini. Questo calore, che poi è una sorta anche di innamoramento che ho, crea l'immagine finale, per cui questi personaggi hanno sempre a che fare con molteplici storie. Il dipinto racconta e nega allo stesso tempo. Faccio un po' fatica a distinguere arte contemporanea, non so, l'arte che possiamo definire moderna o antica. Per me è tutto un po' lo stesso mare. Per tanti versi mi considero un artista classico, non solo un artista che lavora in un frammento di tempo ridotto. Allora io guardo le immagini della storia dell'arte, come guardo le immagini del cinema, come leggo romanzi contemporanei, per cui per me è come un mare, non so, a volte uno sta sulla superficie, a volte va un po' più giù, oppure ogni tanto, non so, ci nuoti di notte e non sai neanche dove vai. Io non ho mai seguito molto quello che contemporaneamente in qualche modo va. Cioè, ho cominciato a dipingere mentre la pittura era in un momento di caduta. Non ho mai cercato di fare qualcosa con l'idea che deve essere contemporaneo. Ho sempre cercato di fare un lavoro che abbia una sua intensità, che abbia un suo carattere.